Mi si è rotto il dito del bentornati cacciatori, come fa? Vabbè, lo faccio con l'altro. Bentornati cacciatori e benvenuti in questo nuovo video qua, Vergaster, per giocarci Plague Inc. Evolved. Poco tempo fa avevamo già fatto un video su un gioco concettualmente abbastanza simile, che era Infectator 2, andatevelo a vedere se ve lo siete persi, ed era un gioco in cui bisognava infettare tutto il mondo. Qui stessa storia, ma non sarà come zombie, ma come batteri, virus o funghi, o, oddio, o vermi, neurax, parassiti, comunque sono tutti bloccati, noi possiamo iniziare solamente con i batteri, la causa più comune di epidemia, potenziale illimitato. Andiamo immediatamente a provarlo. Dai un nome alla tua epidemia. Cacarella killer. Sei un nuovo batterio. Per vincere devi evolverti e dilagare in tutto il mondo, portando all'estinzione l'umanità con un'epidemia definitiva. Micoioni. Seleziona la posizione iniziale. Seleziona una nazione da cui la tua epidemia avrà inizio. Iniziamo dall'Italia, vaffanculo. Siamo italiani e andiamo. Popolazione 59.831.093. Per ora. E abbiamo finalmente il primo infettato italiano. Zero morti e un infettato. Debole e generica, deve evolversi utilizzando punti DNA per contagiare altre persone. Così. Vediamo che sono tutte le navi che girano, gli aerei che vanno in giro per il mondo. Oh! Oh! Secondo caso in Italia. Oddio! Oddio, Trieste trema. Trieste trema. 10 infettati. Abbiamo una decina di punti? Vediamo cosa possiamo fare. Abilità, sintomi, abilità, sintomi. Ci rendiamo resistenti agli antibiotici. Non ve l'aspettavate, vero? Cacarella killer. Inizia a diffondersi. Evolviamoci un pochino. Come trasmissione. Attraverso le zanzare. Che fastidiosi animali. Evolvi. Mosson cazzi vostri. Perché estate... zanzare ce ne sono a bombazza. E infatti vedete che il numero degli infettati comincia. Oddio, dove sono andato? In Scandinavia. Siamo ancora solo in Italia. Però con 500 infetti. Questa cosa delle zanzare. Zanzare 2. Ci servono 21 punti. Aspettiamoli. Svizzeri tremate. Greci arrivo. 4.000 infettati. E la Svizzera anche. Gli sta bene alla Svizzera. Sempre troppo neutrale. L'Europa trema, 13.000, 14.000, 16.000, 17.000! Wow! Non me l'aspettavo. Allora io mi faccio difficile da analizzare in laboratorio, così la cura verrà sviluppata più lentamente. E non faranno in tempo a fermarci. Poi l'Italia è un paese bello in mezzo al mare, però se mentassimo una cosa dell'acqua si diffonderebbe molto velocemente. Ma in aereo, in un attimo, arriva anche al Regno Unito. Così imparate questa Brexit. E attenzione! Primi casi negli Stati Uniti e in Irlanda. 38, 40 milioni di infettati. Oh mio Dio! Vediamo velocemente i dati del mondo. Cacarella killer non è ancora stato individuato come nuovo virus. Fantastico. Totale 7 miliardi di persone. Infettate 56 milioni. Zero morti perché non dà ancora sintomi particolari. Questa... e la notizia che mi faceva paura. Italia è il primo paese a istituire i medici e a iniziare una cura per cancellare Cacarella killer. Però senza ulteriori fondi ci vorrà molto tempo. Io un po' di resistenza la farei. In Italia tutte le persone italiane, tutta la popolazione italiana, non ce n'è uno escluso, sono state infettate. È andata. Nuovi filtri sterilizzanti negli aerei. Gli aerei ormai montano nuovi filtri per evitare la diffusione delle malattie tra i paesi. Solo le malattie aeree possono diffondersi. Ma perché non lo diventiamo? Non possiamo ancora, ma intanto siamo diventati resistenti al freddo. Così andiamo un po' in sta Russia glaciale e l'Europa del Nord, dopodiché al caldo. Così potremo passare anche all'Africa. Nuovo sintomo, perché questo suona davvero davvero succoso. Irrazionalità e malattia mentale. Mamma mia. Mamma mia, così quelli che la prendono impazziscono e vanno ad attaccarla a tutti gli altri.
Non so davvero cosa dire. Un plauso al nostro virus caccarella killer. È arrivato in Groenlandia, in Sudafrica, in Islanda, il Canada. Mamma mia, proprio tra Canada e Stati Uniti hanno costruito un muro. Col Messico c'era già. Guardate! Guardate che follia! 1,5 miliardi di infettati. Basta, è ora di renderla mortale. L'infiammazione che inibisce i processi corporei e il gonfiore può costruire le vie respiratorie. L'agente patogeno distrugge i neuroni in movimento per causare paralisi. Oh, gli effetti neuropatogeni sul tronco encefalico causano perdita di coscienza e talvolta la morte. Ah, catastrofica morte cellulare di diversi tessuti provoca il collasso di organi in tutto il corpo. Mondo trema, non ho abbastanza punti da sbloccarla, ma lo farò presto. Oh, ma quanto mi diverto. Più contagioso del raffreddore comune. Siete persi. Arrendetevi al virus dei cacciatori. Boom! Prima morte negli USA. E guardate che sono già salite a 7.000, neanche il tempo di dircelo. 49.000, 139.000. Oh, quest'ultima evoluzione è stata tremenda. Balcani, il primo paese a provare a limitare la diffusione dell'epidemia di caccarella killer, limitando l'accesso e uscita dal paese. Mi sa, ragazzi, che vi siete svegliati un po' tardi. E caccarella killer ha ucciso più di 75 milioni di persone in tutto il mondo. Peggio della peste. La Groenlandia crolla. Spagna inizia a crollare. La vita quotidiana in Spagna sta iniziando a diventare difficile a causa di caccarella killer. Chissà che puzza. La ricerca di una cura inizia a rallentare. Venite a prendermi! Sciocchi! Però sono veramente preoccupato. La Cina non... resistentissima. L'Australia anche. I ricercatori di tutto il mondo sono totalmente concentrati sullo sviluppo di una cura per caccarella killer. Non ce la farete mai, stolti. Dov'è la mia resistenza alle medicine? È perché vedete che hanno chiuso gli aeroporti e i porti in Australia. Caccarella killer nella lista d'allerta. Ha solo ucciso 21 milioni di persone e infettato tutti... No, 21 in Italia. Ha ucciso 1 miliardo, quasi 2 miliardi di persone. Cura completata al 25%. Oddio, questo non me l'aspettavo. E beh, sono sicuro gli africani, i cinesi no, stanno andando. Ah, la cura, la vedete lì in basso a destra, è al 24%. I paesi baltici partono. Non devono, io devo uccidere ogni singola persona sulla terra per vincere, prima che la cura venga creata. Oh, Nuova Zelanda, anche lì. Era bello difficile arrivarci, ci siamo? Siamo in tutti gli stati del mondo, tranne... questo qua che non so cosa sia, tipo la... Oh! Guardalo! No, cos'è la cura? No, cos'è tipo la... tipo la cura? Che mi vola da qualche parte? No, eh? La Nuova Zelanda resiste di brutto? Infettati zero. Merda, sono morti tutti quelli che ho infettato così. La malattia non ha fatto in tempo a diffondersi. Anche l'Africa di parte. Il Canada si sta spegnendo pian piano. Sta Nuova Zelanda ci frega. Me lo sento. Sti scienziati neozelandesi ci saranno la nostra rovina. Insieme a quelli canadesi ancora in vita. Finalmente possiamo diffonderci anche con le singole particelle di polvere. Soffiate verso la Nuova Zelanda. Bastardi. No! Sconfitta. Tutti quelli infettati sono morti senza riuscire a infettare gli altri. E la malattia si è spenta. Salvando qualcuno si è salvato e ripopolerà. Il nostro puzzolentissimo, terribile e mortale virus della caccarella killer. Ma cacciatori, con il replay velocizzato il più possibile della storia della caccarella killer, io vi dico che per questo video, può essere abbastanza, vi ricordo, sono Bergaster, un commento qua sotto non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi. Deve essere uscito dalla tana per andare a cacciare.